Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Apro subito la parentesi, io farei tutte le stesse cose che ho deciso di fare, sempre. Quando si decide di iniziare una nuova avventura è perché tu lo vuoi, perché tu lo senti. Sicuramente quando si parte un'avventura nuova si pensa sempre in modo positivo, in modo in prospettiva pensi di poter fare un qualcosa di importante quando inizi in una nuova città, in una nuova società. Quello che è, tutti gli allenatori vorrebbero, tutti gli allenatori vogliono fare. È normale che ci troviamo in una situazione adesso particolare, una situazione dove nessuno credo pensava di trovarsi, ed eccomi qua, sono qui davanti a voi. Prego, conoscendo mi sbaglio, pensavo che ricominci questa settimana forse anche con qualcosa di più ancora, di voglia, e non so che sono dei problemi proprio più fatti nel lavoro, di trovare, diciamo, il famoso filo logico di cui hai parlato questa settimana. L'unica cosa che io dico sempre, l'unica cosa è il lavoro, è importante però sapere cosa si è fatto e cosa non si riesce a vedere, no? Però da 2 mesi e sicuramente questa non è la squadra che noi tutti pensavamo di poter vedere. Il lavoro che è stato fatto si vede che non è stato ben digerito, ancora digerito dai ragazzi, e sicuramente queste critiche che ci piovono addosso sono anche giuste, perché io vedo, appena adesso vengo via da vedere un po' di episodi, no? Un po' di gara di domenica, sicuramente non abbiamo dato ancora un motivo per essere soddisfatti, no? Un motivo. Io domenica dopo la gara ho detto, ho visto qualcosa in più rispetto a Napoli, ma sotto l'aspetto della sofferenza, della voglia di fare. Ecco perché dico che i ragazzi, a differenza col Napoli, domenica a fine gara difficilmente potevo andare a scavare nella gara sotto l'aspetto dell'impegno. Cioè, col Napoli ero molto arrabbiato, con la Lazio sono arrabbiato con me stesso, perché io sono consapevole che una squadra deve avere una logica, deve avere un filo conduttore, deve avere un'identità, ma questa identità gli ha dato l'allenatore, e io in questo momento mi sento amareggiato, mi sento deluso, ma da quello che ho potuto fare io come apporto, no? Per questi ragazzi. Perciò lo ripeto, se una squadra in campo non riesce a essere quello che un allenatore, i tifosi, la città, gli stessi ragazzi pensavano di poter fare, sicuramente la responsabilità è soltanto mia. E proprio per questo, quando si riparte con quella voglia di dire oggi è il giorno giusto, come ho sempre detto. Mi auguro che questo giorno giusto venga il più presto possibile, perché sicuramente è una situazione un po' particolare. Però c'è da dire anche che credo di essere sempre una persona leale, coerente, e proprio perché sono questo, io dico che io cerco di fare sempre il massimo e cerco sempre di dare il meglio a questi ragazzi, anche cambiando strada, cambiando vie, cercando di arrivare sulla strada maestra attraverso altre deviazioni, no? Per cercare di mettere le migliori condizioni possibili loro. Per adesso non ce l'ho fatta e me ne rammarico. Credo che negli ultimi 7 anni è il momento più difficile del mio cammino, ma sono altresì convinto che è meglio essere in difficoltà in una grande piazza come Palermo che così vivere anche di soddisfazioni in città dove sono stato, e proprio per questo è una sfida ancora più importante per me. Per poi un po' di questo. Esatto, prendendo tutte le responsabilità del colpa mia, però sono evidenti i errori dei singoli, quasi tutti
facilitata da diventare titolare, e sono quelli che hanno sbagliato. Ma io non farei mai un discorso del... Allora, se c'è un errore singolo si può sempre rimediare se siamo una squadra, no? Ho letto un articolo, perché poi a me piace leggere la critica anche per avere un confronto poi sereno, no? Si parte sempre con dei discorsi di numeri, di moduli, di sistemi, ma comunque lasciano il tempo che trovano. Però una cosa l'ho letta ed è forse la cosa più importante, quando si dice si perdono tutti i duelli, no? Si perdono tutti i duelli uno contro uno, il calcio parte dall'uno contro uno. E credo che noi dobbiamo, invece di parlare di numeri, dobbiamo pensare proprio questo, il fatto di essere un tantino più attenti, più concentrati. Io credo che anche le altre squadre possono avere dei buoni giocatori che possono avere valenza superiore sui nostri, ma non in tutti i ruoli. E allora ecco che quando tu mi dici gli errori dei singoli, credo che sia una questione di concentrazione, ma in un contesto di una squadra questo può anche accadere se una squadra è ben organizzata. Io, tutte le mie squadre, non ho mai avuto dei grandi campioni dentro, ho avuto sempre dei giocatori che andavano alla ricerca di uno spazio, di una meta, alla ricerca di migliorarsi, alla ricerca di andare a guadagnare di più, alla ricerca di andare a trovare una squadra migliore il prossimo anno, e queste erano le motivazioni che spingevano ad essere più coesi, a essere più squadra. E quando si diventava squadra, tutti gli errori anche dei singoli li vedevi un po' nascondevi, come fare. In questo momento si vedono molto di più queste manchevolezze, ma dovute anche, e questa è colpa mia, è tutta colpa mia, nel modo di stare in campo e non saperci aiutare uno con l'altro. Questo è secondo me il nocciolo. Però io non sono qui, non vengo qui a fare né la vittima né il carnefice, vengo qui a parlare in un momento delicato da persona seria e da persona che vuole cercare di tirar fuori questi ragazzi da un momento particolare. E tocca solo a me, perché poi dopo tutti possono da fuori. Vedono uno spettacolo che si è visto a Roma, si è visto col Napoli, è giusto che si dica quello che è. Io vi ho sempre detto al primo giorno, io non devo cercare né di accattivarmi le simpatie né di essere ruffiano con qualcuno. Voi dovete scrivere quello che vedete, come è giusto che sia, e io devo essere convenevole nei vostri confronti nel dire in questo momento è così, non me lo sarei aspettato, è capitato, è un momento così, e ci mettiamo la faccia, però l'unico modo che io conosco è cercare di andare in campo di nuovo, ricominciare, riprendere un filo logico e da lì pensare di poter fare meglio. Noi abbiamo avuto il modo di vederti lavorare al ritiro, per campionato, la sensazione, magari sbagliata, però era la sensazione di quel momento, che ci fosse un costrutto di squadra che stava nascendo. Per quanto tu dicevi ancora siamo lontani, non mi piace, non è esattamente quello che voglio, però i segnali che venivano fuori erano che questa creatura stava prendendo forma. Che cosa è successo dal precampionato al campionato? Cioè, è come se questa squadra si fosse dimenticata di un colpo tutto il lavoro che ha fatto a livello di movimento, di quello che chiede. No, io non penso che sia cambiato molto dal ritiro adesso, anche perché, come tu hai detto prima, io continuavo a dire siamo lontani, e da fuori uno poteva vedere questa voglia di ragazzi attraverso le situazioni che si facevano, però sembra che abbiano una fisionomia. Io che sono da dentro capisco quando c'è certezza non ce n'è mai stata di avere una squadra dove io potessi dire anche se abbiamo perso questa è la strada giusta. E l'ho detto con Napoli, l'ho detto con la Lazio, l'ho detto anche, mi sembra, l'ho detto con la Cremonese, l'ho detto col Parma, ma proprio per questo mi sto dando ancora la zappa di più sui piedi, perché secondo me un lavoro bisognerebbe vederlo, no? Dopo un paio di mesi, anzi
Io non vorrei essere sempre retorico, non ci ho mai messo tantissimo tempo nel plasmare una squadra. Si passava attraverso momenti anche come quello di oggi, non con le sconfitte, ma forse con gli allenamenti settimanali, per esempio, no? Dove io non ero contento, non ero felice, ma che comunque c'era un'idea di squadra. E qui devo dire la verità, faccio fatica a capire qual è la miglior strada, la miglior via per cercare di vedere in campo una squadra che abbia dei connotati sotto aspetto aggressività. Io ho visto prima gli spezzoni con la Lazio, noi abbiamo giocato con la Lazio, forse sotto l'aspetto dello stare insieme un po' meglio che con Napoli, però troppo lontani, troppo rinunciatari, troppo non accompagna l'azione, troppo. E questi sono così dei segnali che ti devono far riflettere. E allora vado sempre dietro a vedere quello che si è fatto, quello che devo fare, però è il campo, l'unica cosa è il campo, non andare sul campo e cercare sempre di voler dare. Poi noi sappiamo benissimo il calcio come è fatto, oltretutto voi, non solo voi, ma tutta la stampa nazionale sa che quando una persona viene qui a Palermo, al di là di quello che si fa sul campo, è molto anche quello che si dice e si fa fuori, perciò sotto l'aspetto dei rischi che si corrono, no? Quando si viene qui, perché le domande più ricorrenti sono sempre le stesse: Zamparini cosa dice, Zamparini cosa ha detto, Zamparini cosa ha fatto, Zamparini cosa farà. Io credo che una persona con tutti i problemi che ha non debba vivere con questo fardello di sapere il suo destino quale sarà quando sta lavorando. Io lavoro e poi dopo sono i risultati del campo che decidono le sorti di un allenatore, di una squadra, ma questo fa parte del nostro calcio e del nostro modo di pensare, come giustamente è, deve essere quando non si vedono i risultati. La cosa attuale, il problema principale, non è qual è? La condizione, la mentalità? Io non parlo neanche di condizione, qui ci tengo ancora anche a dirlo, cioè io sento ogni tanto della condizione atletica, ma il lavoro che si è fatto qui sicuramente in percentuale non tocca neanche il 70% di quello che facevo l'anno scorso e non tocca neanche il 50% di quello che facevo nel settore giovanile, perciò è un lavoro come si deve lavorare, insomma. E si va a scandagliare tutte le qualità, si va a scandagliare in una squadra tutti i perché, no? di questa situazione, allora si va a toccare anche la questione della condizione, ma la condizione è pari alla condizione mentale, è uguale. In questo momento, se nei vostri occhi vedete un deficit sotto l'aspetto presente della corsa, è accostabile e anche in percentuale con la testa. La testa muove tutto, la testa muove le gambe, la testa muove il cuore ti dà qualcosina in più perché ci metti passione, ma è tutto collegato, ma non penso che sia quello. Non penso, io, anche se per esempio il Presidente dice cerchiamo di andare a valutare un po' tutto, come è giusto che sia, però non è sicuramente un problema di condizione fisica. Forse sotto l'aspetto mentale potrebbe esserci qualcosa, il fatto di chiedere, il fatto anche, un'altra cosa che mi piace dire è